Buonasera a tutti! Oddio, sì, sembra che io abbia un sacco di occhiaie. Non è che sembra, ho un sacco di occhiaie. Perché questo succede quando diventi madre. Dormi poco e dormi male. E sono in tuta, sì. Prova fotografica del fatto che io sono con la tuta di Davide. Anzi, potrei stare anche così, visto che i miei capelli fanno schifo. Non so, molto Luke Skywalker, Aladdin, insomma una di queste due commissioni maschili. Oggi sono qui per un altro video recensione, oddio, spero che la location vi piaccia un pochino di più, ma avete cazziata a bestia proprio, a bestia con lo sfondo nero, non vi è piaciuto. Io spero che questa posizione invece vi piaccia, ci ho messo tutto il mio Instagram. Vedete, ci sono delle lucine, c'è la light box, c'è del rosa, c'è il mio armadio bianco qui. C'è dell'Instagram, se faccio così si vedono anche i miei pennarelli lì. Ditemi se questa postazione vi piace, io non so cosa fare, ditemi se vi piace, non mi immaginavo di essere... Cioè c'è stata gente veramente che si era presa male per lo sfondo nero. Fly down. Scherzi a parte, spero che questa nuova location vi piaccia di più. Oggi siamo qui per provare la bubble mask. La bubble mask, ossia quelle maschere che fanno le bombe. Io vergognosamente sono una beauty guru de merda e non ho mai provato una bubble mask in vita mia. Ho tre opzioni. Io credo che farò quella in cui c'è scritto in inglese cosa fa. Per esempio questa non credo, credo di no. Cioè il panda sembrava abbastanza figo, peccato che sul retro non ci siano istruzioni proprio molto chiare. Perché fare quella del panda quando io ho le faces in? Facezine, chiamiamole facezine perché siamo italiani. Oddio, c'è quella al cioccolato. Qui dietro c'è scritto che le bolle mi toglieranno la pelle morta, cosa che è abbastanza spaventosa perché a me mi piace abbastanza la mia pelle morta e renderanno la mia pelle elastica come una palla di plastica. Non so se questo a livello di marketing proprio... ma poi ci lavoriamo, Non sa di cioccolato. Non sa di cioccolato. Ovviamente prima di cominciare... Tutte le volte che mi metto questa fascia mi chiedete cos'è, di dove l'ho presa. L'ho presa al Cosmo Prof, dalla marca OMG. Me l'hanno regalata perché io sono una youtuber e mi danno cose gratis. È la dura verità. Allora, iniziamo. Non ha un aspetto invitante. Questo mi sa che è solo la parte di sotto. È tutto molto sporchevole. Mi hai sporcato tutto il piano di lavoro. Ok. Un consiglio per Facetagin? Anche se la maschera al cioccolato, farla di questo colore non è che proprio sia una roba intelligente. Ma c'è l'altra metà? Ah, cioè è solo mezza maschera! Che delusione! Ah no, in effetti dovevo aspettarmelo, c'è solo mezza faccina. Babbolosa qui. E niente, ora aspetto che accada la magia. Nel frattempo mi vado a lavare le mani perché... Non è passato nemmeno un minuto e sta già un po' babbolando. Oddio che fastidio, non posso parlare perché scende. Mi sta andando in bocca. È amarissimo. Ha un buco per la bocca troppo piccolo. Ma lì si vede il cestino, è bruttissimo. Vado a togliere il cestino. Credo che... andrò a vedere un po' di Netflix finché non verranno delle bolle decenti. Ok, no. Sono 20 minuti che ce l'ho su, il massimo di bolle che ha fatto è questo. Mi ha sporcato tutta la scrivania. No, la vado a togliere, non sa neanche di cioccolato. Facezine! Mannaggia te! Non so cosa devo fare poi con questo. Oh! Sta facendo ora la schiuma? Ma si deve assorbire. La vado a sciacquare. Bene, sono rossa come un peperone. E la cosa peggiore è che mi ha lasciato tipo una patina amara in tutta la bocca. Maledetta me. Credo che proverò il panda. Giusto per tirarmi un po' su. Proviamo il panda. C'è scritto I love real white bubble. E chi non le ama le vere bolle bianche? Oh, questa sembra meno...
disgustosa, anche l'odore è molto piacevole. Quell'altra non sapeva di cioccolato, non si scherza sul cioccolato, il cioccolato è una cosa seria, se dici che fai una cosa al cioccolato, deve sapere di cioccolato. Questa perlomeno c'è scritto Pilipala e Brighton. No, aspettate un attimo, che vuol dire Pilipala? Pilipala e Brighton? È un po' disgustosetta anche questa, eh? E si va rivelando una maschera normale. Bene. Ok. Questa almeno non è terribilmente amara. Mi sono appena vista nell'anteprima. Sono un sogno. Chi non vorrebbe una donna così? Ci vediamo tra 10 minuti per vedere se è vero che ha fatto le bolle. Oh mio Dio! Sembro Luca con queste guance cicciole. Mi devo assolutamente fare una foto. Lasciate che vi zoomi un attimo per farvi capire quanta schiuma c'è. Ecco, questa non ha deluso le mie aspettative. Come sono inquietante quando sorrido con questa cosa. Ok, dopo altri 5 minuti l'ammontare di bolle non è aumentato. Poi soprattutto mi ci stanno finendo i capelli dentro! Sembra molto idratato. Mi vado a sciacquare e vi faccio sapere. Amore, peccato, perché se tu fossi rientrato giusto 5 minuti fa mi avresti trovato con la maschera a bolle. Era un figurino. Sì, questo prodotto mi è piaciuto, quella del panda, la face zine. Direi che la mandiamo a quel paese, eh? No, più che altro era amara, era solo mezza maschera, ma chi altro al mondo fa mezza maschera? Perché io devo voler essere tonica solo qui sotto e qui sopra no? Assolutamente bocciata, sì, che poi mi dirai, ma c'è scritto, ma è un prodotto stupido, anche se c'è scritto, a parte che è scritto in coreano, cino, giapponese, poi è un prodotto stupido, e oltretutto la cosa più fastidiosa è che era amara, e soprattutto non ha fatto le bolle, cosa che è stata molto deludente. Questa qui invece si è rivelata molto, molto bella, cioè nel senso io avevo due parti molto, molto, come dire, molto secche, qui, da queste, intorno alle froce del naso, e ora invece ho la pelle veramente a culetto di bambino. Anzi, facciamo così, adesso Davide sarà il tester della mia pelle. Davide, per la prima volta su questi canali, la mano di pane. Niente, chiudiamo il video, vado a mangiare il pane. Devi sentire la mia pelle, devi dire se sembra più elastica e più morbida di prima. A me sembra più elastica e più morbida. No, 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 vieni qui, mi serve, devo chiudere il video. Togli questa busta che mi fa casino col microfono. Dai, vieni qua e dimmelo. Dimmi se sembra più morbida. Sembra più morbida, sì. Davvero? Sì, tesoro, sembra più morbida. Questo ce lo metto. No. Sembra morbidissimo. Perché sei così coglione? Bene, comunque mi sembra davvero incredibilmente più morbida. Qui non ho assolutamente più niente di secco. A saperlo facevo prima la bubble mask, porca miseria. Probabilmente ha un effetto temporaneo, però il fatto anche solo che io così abbia la pelle super liscia, davvero, il mio naso che era già liscio prima sembra di plastica adesso. Non so se riuscite a vederlo. Cioè, tipo, riflette la luce da tanto è liscio. La mia fronte è liscissima, sono super contenta di questo prodotto, quindi sì, super promosso! Bene, questa è la fine di un'altra Oddio Review. Spero che vi sia piaciuta, spero che vi piaccia la location. Se non vi piace neanche questa location, vi attaccate, perché basta! Sto scherzando, se non vi piace ditemelo, troviamo un altro angolo di questa stanza piccolissima da inquadrare. Ciao!